Ciao Alice Afrodite, benvenuti o bentornati nuovamente sul canale. Se tu è la prima volta che mi stai guardando, ti invito ad iscriverti e attivare la campanella delle notifiche, così YouTube ti avviserà appena ci sarà un nuovo video nel canale. Come state vedendo dal titolo, oggi parleremo della domanda, una delle domande più poste, penso, in questo mondo dei capelli ricci afro e poste nel mondo in generale dei capelli. Maschera capillare prima o dopo lo shampoo? Parliamone. Iniziamo dicendo che le maschere industriali e le maschere anche fai da te, l'obiettivo di queste maschere è darci un beneficio nei capelli. Per far sì che questo accada, queste maschere devono arrivare nel follicolo capillare e non solo arrivare al follicolo capillare, se no che bisogna anche penetrare quel follicolo capillare. Quindi, se noi andiamo ad applicare questa maschera con i capelli sporchi, ricordate che i capelli raccolgono tutto quello che c'è nell'ambiente, anche se siamo dentro casa, polvere e di tutto. Diciamo, intorno al follicolo capillare si crea una patina di sporcizia, ok? E quando noi andiamo ad applicare la maschera così, questa maschera deve penetrare la patina di sporcizia per poi arrivare nel follicolo, per poi penetrare il follicolo e non solo perché se magari utilizzate, non so, rinfrescate i capelli la mattina prima di andare prima di fare qualsiasi cosa, si va a creare con un po' di anche leave-in o crema senza risciacquo, si crea anche la patina di quella diciamo la capa, lo strato di quei prodotti che voi state applicando. Quindi, quando andate ad applicare la maschera così con i capelli in quelle condizioni, la maschera deve penetrare quella primo strato insomma, di creme che avete applicato. Deve penetrare il secondo strato di sporcizia, che se c'era prima l'applicabile creme, che ne so, oppure prima lo strato di sporcizia e poi quello di creme, poi arrivare al follicolo, penetrare il follicolo. Insomma, capite che è molto, molto difficile che accada questo in, che ne so, in un periodo di tempo corto. E poi anche difficile, dipende dalla maschera che avete, difficile che accada con delle maschere capillari biologiche. Quindi, veramente bisogna lavare i capelli. La cosa che andiamo a fare è lavare i capelli con il nostro shampoo, quello che utilizziamo, che stiamo utilizzando in quel mese lì, quello che più ci piace, quello che abbiamo, diciamo, alla portata di mano. Andiamo a lavare bene i nostri capelli con lo shampoo, sciacquiamo bene lo shampoo e dopo i capelli sono quasi pronti, quasi, e dico quasi, per quello che è l'applicazione della maschera capillare. Secondo step, dopo aver lavato bene i capelli con lo shampoo, bisogna ritirare l'eccesso d'acqua che abbiamo nei capelli e questo lo andremo a fare o con un asciugamano in microfibra o con una, se non avete l'asciugamano in microfibra, con una maglietta di cotone, oppure andiamo a prendere il phon e andiamo diciamo a ritirare tutto questo eccesso d'acqua. Perché bisogna ritirare l'eccesso d'acqua? Perché i nostri capelli assorbono. Quando voi lavate i capelli, loro si gonfiano d'acqua, quella in base dipende dalla porosità che avete. Se avete porosità alta, molto di più, porosità media, so che succede, porosità bassa, sempre un po' assorbono i vostri capelli. Quel poco che riescono ad assorbire, lo assorbono con quell'acqua. Quando noi asciughiamo i nostri capelli, stiamo facendo, come dire, sgonfiando i nostri capelli, stanno tirando fuori tutta l'acqua che hanno assorbito, perché una volta, come tutto, loro assorbono fino a quanto possono, finché si riempono. Dopodiché non assorbono più niente. Se voi applicate la maschera sopra i capelli bagnati, praticamente la maschera è nel follicolo capillare, però non sta penetrando all'interno del follicolo capillare perché non riescono ad assorbire ancora di più prodotto, ancora di più quello che gli state dando in quel momento. Quindi andiamo ad asciugare un po' i nostri capelli, andiamo a ritirare un po' l'eccesso d'acqua e dopodiché noi andiamo ad applicare la nostra maschera capillare, il capello si sarà sgonfiato e riuscirà ad assorbire quell'altro prodotto che gli state dando, che sarebbe la maschera capillare. Tempo di posa della maschera capillare. Ricordatevi che stiamo parlando, tutti questi consigli valgono tanto come per le maschere industriali come per le maschere fai da te. Tempo in posa sono minimo 20 minuti. Minimo 20 minuti perché è il tempo in cui diamo ai nostri capelli la possibilità e al nostro cuoio capelluto la possibilità di emanare
il calore che lui fa e aiutare ad aprire i pori. Però attenzione, perché questo calore non si fa, metto la maschera e lascio così e giro la casa senza niente. Bisogna applicare due cosette insieme a questo, due trucchetti. Questo è un consiglietto. Una cuffia di nylon, ok? Oppure, se non avete la cuffia di nylon, prendete una busta della spesa dove andate al supermercato, prendete la busta e vi mettete la busta in testa. La seconda cosa che andiamo diciamo, ad affiancare a questo è l'asciugamano dei capelli. In questo caso io c'ho questo qua, ho comprato alla Decathlon, però comunque se non l'avete potete usare tanto una maglietta di cotone del vostro marito, vostro fidanzato, vostra, oppure potete utilizzare un asciugamano normale, perché andremo a mettere questo asciugamano sopra la busta. Quindi prima mettiamo la busta e dopodiché mettiamo l'asciugamano, e questo aiuterà a conservare il calore all'interno di quello che è la testa. Quasi va a creare anche un po' di effetto invernadero, non so se avete dato in scuola, penso di sì, l'effetto invernadero. Alla stessa volta un effetto invernadero per poco tempo, perché comunque non è che andate a lasciarlo da un giorno all'altro, però alla stessa volta quel calore farà sì che i pori, ok, il follicolo capillare si dilati e la maschera penetri più facilmente. Quindi in 20 minuti voi tranquillamente riuscirete a fare un impacco come se fosse di un'ora, e soprattutto se vi date un po' di calore in testa con il foam. 20 minuti sono sufficienti con questi trucchetti molto importanti. Ovviamente potete lasciare la maschera più di 20 minuti. Io ho detto un minimo di tempo da lasciare in posa. Se magari mettete la maschera, vi mettete a fare le vostre, insomma, le vostre cose a casa e tardate 2 ore, non succede niente. Ovviamente, se comprate la maschera industriale, leggete sempre le istruzioni, perché se dice qualcosa di lasciare meno di topo o per top minuti e così, voi fate così. In quelle fai da te a casa, che io faccio qua nel canale, tranquillamente le potete lasciare in posa anche 2 ore, tranquilli, e di più. La cosa importante è comunque il minimo di tempo, minimo 20 minuti, minimo 20 minuti, perché è tempo necessario per far sì che il vostro cuoio capelluto emani il calore è naturale suo, e questi pori si aprano, come si dice, aprano, si aprano, e possa penetrare tranquillamente la maschera all'interno dei capelli. Dopo aver lasciato in posa la maschera capillare, andiamo a quello che è lo sciacquo con abbondante acqua tiepida. Ok, lo sciacquiamo bene, bene, bene. E dopo applichiamo il nostro balsamo, quello che noi utilizziamo di solito. L'applichiamo, distrighiamo i capelli con il balsamo in posa. E se lasciate generalmente il balsamo 5 minuti, lo potete tranquillamente lasciare. Se non volete, potete subito sciacquare, perché generalmente le maschere capillari ti danno già ammorbidezza nei capelli. È tutto. Dopo sciacquate il balsamo e procedete a quello che è la vostra acconciatura, se dovete fare uno styling, se dovete asciugare i capelli, come vi piace a voi. E la routine dell'applicazione della maschera capillare, lavaggio più maschera capillare, è finita. Io spero veramente aver, diciamo, chiarito i vostri dubbi, aver chiarito, insomma, i vostri pensieri, e veramente vi dico che non c'è un potete fare così e anche così, no. Questo è il modo, diciamo, giusto, il modo adeguato per applicare la maschera capillare, perché dall'altro lato non avrete i risultati che state cercando, perché, come vi ho spiegato, la maschera farà molta difficoltà ad arrivare al follicolo capillare e a penetrare il follicolo capillare. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un bel mi piace, commentate sotto quali sono le vostre maschere preferite in generale, tanto quelle del canale come quelle che avete visto, non so, in altri canali, oppure quelle industriali. Quali sono le vostre maschere preferite? E noi ci vediamo nel prossimo video. Ricordatevi di seguirmi su Instagram. Un bacino, ciao. Se avete qualche dubbio, lasciatelo anche sotto nei commenti, che io vi risponderò.